Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Il mio nome è MrGamer94, oggi siamo su Tekken 7, raga. Dopo tanto tempo sono tornato su Tekken 7. Raga, chiedo scusa a tutti se in questo periodo io sono stato molto assente sul canale. Però raga, fra il secondo canale, impegni vari, infatti anche sul secondo canale non sto più né portando live né altro. Sì, tra l'altro ho cambiato le cuffie. Ho cambiato il microfono perché quello vecchio stava iniziando a dare rogna. Quindi adesso tengo questo microfono con le cuffie. Queste Turtle Beach con le cuffie. Queste Turtle Beach con il microfono che sono veramente uno spettacolo. Niente ragazzi, da cosa nasce questo video? Nasce dal fatto che l'altro giorno pare su Twitter ci sia stata una discussione fra due giocatori di Tekken riguardanti le guest star. Cioè, nel quale non mi ricordo mai il nome preciso, però fatto sta che uno dei due diceva che sperava che nel prossimo Tekken le guest star sparissero completamente. Ora, il discorso è questo. Questo settimo capitolo della Tekken, di Tekken, fra tutti i capitoli della serie, è quello più longevo. Cioè, è quello che... Non, grazie. Magari le guest star hanno aiutato in minima parte, però... diciamo, cacchio. Ad oggi è uno dei più giochi più aggiornati e giocati online. Siamo arrivati alla season 5. Siamo arrivati alla season 4, scusatemi. È una cosa che non era mai successa prima d'ora per un capitolo di questa serie. Lo stesso Soul Calibur. Soul Calibur, raga, questo giro Bandai Namco ha saputo fare. Anzi, la gente all'inizio diceva che praticamente questo quando uscirono, uscì più che altro da Tekken 7. Il gioco dopo neanche un mese non vendette un cazzo. Il semplice fatto che il prezzo base, almeno parlo per l'edizione fisica, venne abbassato a 30 euro. Ma non significa una minchia, raga. Il gioco ha venduto a milioni di giocatori tutt'oggi. Cioè, non per niente. Diciamo, il gioco è anche stato spinto a livello di vendite grazie al Tekken World Tour. Cioè, però, diciamo, la questione delle guest star è nata dal fatto che personaggi come Akuma, tipo nel mio caso, che io lo uso, o Geese da King of Fighters, o anche Eliza. Anche se dai Eliza, raga, non so da dove cazzo arrivi. Perché non l'ho mai vista in nessun altro picchiaduro. E quello è il discorso. Praticamente, diciamo, molti ritengono il fatto che le guest star non siano appropriate a Tekken. Ok, che è vero. È vero il fatto che l'Akuma che hanno messo su Tekken 7 è veramente rotto. Ovvero il fatto che hanno messo lo stesso Akuma che era presente in Street Fighter 4. Hanno messo con il Focus Attack che permette di cancellare la mossa dell'avversario o cancellare anche le proprie in modo da fare danno all'avversario. A proposito di Tekken, l'ho anche completato al 100% con tutti gli achievement. Vabbè, a parte gli scherzi, a parte questo, cioè, il discorso è nato dal fatto che c'è chi si lamentava del fatto che Akuma, Geese e tutte le varie guest star non dovrebbero essere introdotte. O comunque se ha venduto il gioco sta solo per loro. Non è vero. Non è vero mai nella vita perché il gioco è forte di loro. E allora da dove è nata quest'idea per questo video? È nata dal fatto. Ho detto andiamo a vedere com'è Akuma. Sono passate ben 4 season. Sono passate. Quando uscì nella prima molta gente si lamentava del fatto che fosse estremamente rotto. Forse, vediamo se a differenza, a distanza di 5 anni, perché sono già passati 5 anni da quando è uscito questo gioco, era il 2015, le cose sono migliorate o se è rimasto sempre lo stesso. Cioè, ecco, per dire, questa è una delle tecniche più rotte che, vabbè, si può fare anche su Street Fighter, ma qui su Tekken fa un danno assurdo. Il fatto che tu dal Tatsumaki puoi rispondere praticamente con uno Shoryuken o anche con una Hadouken, non è detto manco. Fra le tecniche più rotte, ecco questo. Lei era Hadouken, cacchio. Cioè, oppure ancora il jab. Vabbè, ho sbagliato perché mi confondo con i tasti di Street Fighter. Mi confondo. Il jab, raga, che quando entra fa un male assurdo. Io parlo, raga, da Akuma player sia su Tekken che su Street Fighter. Anche se io in passato, diciamo che non è che ho utilizzato sempre Akuma su Tekken 7. Io sono passato da Steve, Lars, Warang, Jin. Ho usato un po' di personaggi nel corso della mia carriera. Quando poi ho iniziato a vedere, ho visto Akuma su Tekken 7, all'inizio
Ero un po' scettico, vi dico la verità. Però poi, avendolo provato con calma, questo personaggio mi rendo conto di quanto effettivamente sia forte, ma che comunque rompe i coglioni. Quanto sia forte e soprattutto sia illegale come personaggio. Perché se colpisce. Se colpisce come si deve, fa un male della Madonna. Tipo la sua super, il Messatsu Hadouken. Il Messatsu Guado. Cioè, praticamente ho levato un quarto di vita con due barre. Ho levato. Che poi, se sommato a questo. Aspettate. Meglio farlo verso la parete. Meglio portarlo contro la parete. Cioè, per farvi capire, no, perché è una questione estremamente delicata. Cioè, per farvi capire, ho levato metà della barra vitale. Ho levato. Se voi unite effettivamente Messatsu Goadu a lui, alla Raging Demon, cazzo. Cioè, voi praticamente fate un comeback assurdo. O per dire, con l'introduzione delle cosiddette shortcut, voi potete fare potete fare una combo comunque devastante. Voi considerate che solo con questa combo da 5 colpi. Voi praticamente avete la facoltà di utilizzare. Praticamente potete fare 50% dei danni. Tipo, questa è una cosa che sulla versione console di Tekken 7 viene molto utilizzata dai giocatori. Pure dai meno esperti. Soprattutto da chi gioca col pad. Perché molta gente ho notato che gioca proprio con il pad. Gioca su console. Su PC, raga, invece già i giocatori non la usano. Diciamo che io sono dell'idea che. È vero, le shortcut rovinano un po' il gioco. Rovinano il gioco perché viene meno il farsi, l'allenarsi, impegnarsi a eseguire determinate combo. Però è anche vero che se eseguite con un certo criterio, possono anche dare una mano magari ad entrare in combo. Il problema è che non vanno utilizzate per spammare, tipo così. Cioè. Perché molta gente io vedo proprio spamma il Godo che mo faccio un esempio di Akuma a manetta. Semplicemente perché non sa fare la tecnica della mezzaluna, mo. Oppure il focus cancel. O anche questo per dire il. No, aspetta, ho sbagliato. Ecco. Il kick che si esegue in teoria si esegue premendo X e cerchio. Ma c'è una tecnica su tutte che è veramente rotta, ma veramente rotta a livelli estremi, nel quale ti dà la facoltà di cancellare letteralmente per andare di Hadouken o di Shoryuken. Che si tratta del Jo 1-2, che è questo. Oppure così si fa. Cioè, tecnica più rotta non esiste. Praticamente è una tecnica che se il primo pugno entra, manda in una sorta di stun, stordisce l'avversario, fare in modo che la seconda entra e poi chiaramente se il giocatore è furbo può chiaramente distruggere l'avversario magari andando pure in combo, non lo so, eseguendo tipo eseguendo pure la super magari, se serve. Oppure vabbè, il fatto dell'esecuzione della Rage Art con R1, cioè è un. Ok, che magari alcune Rage Art, tipo quella di Akuma, non è facilissima. Perché a differenza dei. Perché io, raga, ad esempio, faccio una gran fatica a eseguire la Raging Demon di Akuma. Faccio. Perché io ero abituato su Street Fighter, che praticamente facevo papà velocemente e la tecnica usciva. Qui non è così. Qui non è così, per il semplice motivo che voi dovete premere i tasti, diciamo, tra virgolette, in sequenza. Un secondo prima dovete premere il tasto successivo mentre la tecnica è in esecuzione. Tipo ad esempio, mentre state premendo due volte quadrato già dovete premere. Ah no, è così. Cioè, voi dovete premere due mentre premete due volte quadrato già dovete premere. Manco fine di premerlo che già dovete premere la X e poi il triangolo per fare in modo che le tecniche vengano eseguite.
in sequenza. Lo stesso discorso vale per le 10 hit combo. Andiamo a vedere le 10 hit combo. Andiamo a prendere un personaggio più semplice per le 10 hit. Andiamo a prendere il personaggio più facile da utilizzare per eseguirle. Eccolo qua, Yoshimitsu. Ok, eccoci ragazzi. Andiamo allora, andiamo nel menu opzioni. Elenco mosse. Ah, non. Sotto stanno. Le 10 hit. Eccola qua. Visualizza in game. Cioè, per farvi vedere il fatto che neanche per fare il fatto del discorso di che dovete manco fin di premere un tasto che già dovete premere l'altro. Ok, no. Scusate, sto sbagliando. Ecco, che vi avevo detto. Se voi premete, il problema è che se voi, a differenza per dire di Street Fighter, se voi premete nel momento stesso, se voi premete nel momento stesso, il discorso è che se voi premete nel momento stesso a quando finisce la colpo, poi la combo automaticamente finisce, quello è il problema. Tipo, andiamo a vedere la seconda. Ecco, ho sbagliato. Cioè, dovete avere un tempismo proprio rapidissimo, dovete avere. 2 hours later. Vabbè. Ve la faccio vedere così, ho capito. Cioè, era entrata prima, però non me l'ha contata. Che poi comunque, diciamo, il bello da. Ho questa di prima, ve la faccio vedere. Cioè, io mi rimbambisco con i tasti, purtroppo. Ma per il resto, raga, avete capito. Poi vabbè. Andiamo a parlare anche di altro, visto che. Parliamo del wall break, raga. Parliamo del wall break perché. In questo non ve lo. Mi sa che in questo capitolo non me ne è ancora parlato. Vi ho fatto vedere l'ultima volta. Come si esegue il wall break su Tekken Tag 2. Che poi, raga, spoiler alert su quel video. Il fatto che il wall break, se lo si impara là, è più facile da fare qua, raga, è una cagata colossale. Perché si dice così. Ho sentito parlare, ho sentito così, avevo sentito. Allora, andiamo a parlare del wall break. Cioè, il wall break, raga, è quanto di più esageratamente pericoloso. Avrei dovuto cambiare personaggio. Facciamo una cosa, scusatemi. Selezione semplice. Ok, eccoci. Cioè, ditemi voi se questo non è devastante. Cioè, abbiamo fatto 7 hit senza volere. Abbiamo fatto 7 hit spaccando letteralmente il culo all'avversario. Che poi il problema di Akuma, raga, così come di Giz, per dire che purtroppo Giz non ce l'ho, non l'ho acquistato il DLC. Anzi, proprio io tengo la ba versione base del gioco, tengo. Quindi non tengo neanche mezza guest star. È proprio il fatto che. È proprio il semplice fatto che. Diciamo, usa gli asset di Street Fighter. Quindi ha uno stravantaggio.
Cioè, ha un vantaggio colossale in confronto agli altri combattenti. Ma poi vabbè, l'ho commosso. Cioè, per dire, i personaggi di picchiaduro 2D come Giz, Akuma, non hanno per dire. Ah, sì, ok, questo è il Demon Flip. Ah, no, 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 che cazzo sto dicendo? Questo è il Demon. Non è il Demon Flip, che cazzo sto dicendo? Non mi sto manco ricordando io qual è il Demon Flip. Cioè, raga, per farvi capire com'è messa la situazione e come siamo messi a livello di situazione. Perciò, raga, prima di dire, poi il problema di fondo, sapete qual è? Il fatto che si dica che praticamente questi tipi di personaggi come Akuma, Giz e tutti, diciamo, le guest star danno problemi a livello alto, a livello competitive. Beh, no, raga, scusatemi, è una cazzata colossale. Perché se fosse così, magari sono i più rognosi da sconfiggere. Questo si può anche dire. Però c'è da dire, se fosse effettivamente così, se fosse, avremmo i casi tipo come è stato il Tokyo Master di un paio di un Tokyo Master del Tokyo Master l'anno scorso, Grand Final fra due Akuma. Cosa che, meno male, adesso nei vari tornei non succede più. Però, diciamo, è che il discorso di fondo è che se no, se effettivamente fossero così rotti, diciamo che le finali sarebbero solo tipo Akuma Giz, Akuma Akuma, Akuma Eliza, Eliza Giz. Mo' sto facendo degli esempi. Cioè, a sto punto, raga, se i personaggi sono così rotti, avrebbero dovuto fare tipo una cosa come la online edition di Street Fighter 3 Strike. Ovvero il fatto che il personaggio di Jill è giocabile, però durante le partite online, durante il competitive, c'è la banlist nel quale non può essere utilizzato. Il che già è così, così è anche meglio, per carità. Perché, però, penalizzare, io dico che penalizzare chi predilige questi tipi di personaggi rimuovendoli o chi lo sa, perché io sono sicuro che in Tekken 8 Akuma lo rimetteranno perché sicuramente ai fini della trama della storia, modalità storia sicuramente ci sarà, cioè non ci prendiamo in giro. Per il resto vedremo, cioè se fosse veramente, comunque c'è da dire il discorso di Tekken 7, se fosse così ro se fosse così è stato tanto un flop che non avremmo la community italiana più grande. Non avremmo la più grande community a livello italiano. Non avremmo uno. Due, i server online sarebbero vuoti. Vuoti, ma nel vero senso della parola, nel senso che neanche ci provi a trovarlo un avversario. Diciamo, sul punto di vista dell'online viene penalizzato dal fatto che, diciamo, ogni piattaforma gioca per sé. Cioè, non c'è manco, dici, la possibilità giocare, non lo so, Microsoft Steam con le console, con Xbox One, ma faccio un esempio, che già ancora magari più giocatori li avresti trovati. No, perché il problema è che dici la so, perché purtroppo dico, io so che molti giocatori ci sono su PS4 ci sono giocatori a manetta di Tekken 7, cioè trovi avversari a non finire. Il problema di fondo è proprio la questione del coso, del suo online, che essendo limitato solo a chi gioca da PC o nel caso della console a chi gioca solo chi gioca solo da console, rompe i coglioni perché va a finire che se su una determinata piattaforma non giocano tante persone, cioè c'è pure poco gusto, anche se alla fine su PC, su Steam la gente si trova, non è che non si trova, però la cosa rompe abbastanza il cazzo, fatemelo dire. Cioè, io tipo nel mio caso, raga, ho fatto seriamente fatica a completare gli obiettivi, tutti gli obiettivi della versione di Steam, per il semplice motivo che un obiettivo fra tutti mi ha rotto il cazzo, ovvero il fatto del vincere una partita, almeno in un torneo online. Alla fine ce l'ho fatta, per carità, con
con un po' di fortuna, randomizza, randomizza, invita un po' di amici, abbiamo fatto il torneo e l'ho vinto. E ho vinto questa benedetta partita. Cioè, sperando anche che i giocatori, sperando anche che i giocatori entrassero. Però per il resto, raga, capitemi che non è facile trovare avversari. E perciò io spero vivamente che a sto giro la Sony con la PS5 uno si decida finalmente a sbloccare quel cazzo di cross network e non limitarlo alle proprie console, tipo nel caso di Guilty Gear Strive che dovrà uscire. Quello per dire PS4 e PS5 cross network sì, a manetta. Con le altre piattaforme ma manco per il cazzo. Cioè per dire Mortal Kombat 11, cioè cross network con Xbox One, PS4 con Xbox One. E allora perché cazzo non farlo anche con il PC? Io dico, che cazzo di senso ha? Cioè, il problema è proprio che la Sony vuole tagliare dal mondo i propri giocatori. Cioè, o almeno non è che li vuole tagliare fuori dal mondo, è che semplicemente vuole limitarli alle proprie console. Il che questa è una grandissima minchiata. Un altro esempio era tipo Street Fighter Cross Tekken. Chi giocava da PS3 poteva giocare solo con i giocatori PS Vita. Io nel mio caso ne ho beccati tanti. Ma diciamo che lì il discorso è che ancora eravamo in un'epoca che il crossplay, il cross network, non era neanche lontanamente ipotizzabile. Invece adesso, raga, per carità, tanto di cappello. Cioè, tanto di cappello. Tipo nel caso di Street Fighter V, la Sony si è ritrovata un po' costretta, diciamo. Si è stata ritrovata costretta a dover mettere il crossplay con i giocatori PC. Perché il gioco era esclusivo a PlayStation e quindi limitare l'online a soli giocatori PC e soli giocatori PS4 sarebbe stato un errore gravissimo, sarebbe stato infatti lì. Però se un gioco, vedono che se un gioco è multipiattaforma, a meno che non si tratta di roba free to play come può essere Fortnite, come può essere Brawlhalla, Rocket League, cioè raga, non è, non, dicono no, il gioco. Praticamente i giochi li lasciano legati solo alla loro piattaforma, il che è una grandissima minchiata. Io spero che la Sony si decida finalmente con questa nuova generazione di console a bypassare questa barriera e a permettere un network migliore e soprattutto permettere a tutti i giocatori di tutte le piattaforme di sfidarsi fra loro. Perché allora devo vedere? Io vedo giocatori, cioè di giocatori Switch, sfidarsi con quelli Xbox One, con quelli PC, ripeto, sui vari titoli, sui vari titoli. Allora perché non può essere così anche anche per PS4, cacchio? Almeno, cioè da una parte si eviterebbe anche, diciamo, la cosiddetta console war, si eviterebbe, perché almeno uno gioca da una qualsiasi cazzo di piattaforma e praticamente tutti si sfidano. E allo stesso gioco si può giocare uno da PS4, l'altro e quindi. Perciò, raga, so che magari mo sono un attimo fuori discorso, però l'online andava toccato, così come dovrebbe, come qui nel caso di Bandai Namco dovrebbero migliorare i server, dato questo periodo brutto che vediamo. Cioè, purtroppo si sa, non è possibile fare tornei offline. Tornei. Quindi, per lo più, bisogna prevalere con le piattaforme online. E quindi io dico, cazzo, se hai visto il periodo che stiamo vivendo, cacchio, io dico, migliorate sto cazzo di netcode. Mettete il rollback netcode è forse il migliore sulla piazza. Per il semplice motivo che tu puoi giocare con gente anche dal Giappone e non laggare minimamente. Questo per dire il caso dei Guilty Gear, il caso di Dragon Ball Fighters, questo è il caso di tanti di quei fottutissimi giochi che porca puttana. Lasciamo stare. Per adesso ragazzi, ditemi la vostra nei commenti, ditemi cosa ne pensate del video in questione, ditemi cosa ne pensate di Tekken 7, di cosa ne pensate delle guest star che ci sono state in questo settimo capitolo. E che secondo voi quali meriterebbero, magari se dovesse uscire un eventuale Tekken 8? O chi lo sa, forse un Tag Tournament 3? Chi lo sa? E il resto, ditemi la vostra e noi ci vediamo al prossimo video.